La rinoplastica estetica ha chiaramente come funzione quella di creare un bel naso, e già questo è un qualcosa su cui si potrebbe parlare tanto, perché un bel naso, non esiste il naso perfetto, esiste un naso che sta bene in un volto e un naso che piace a chi ce l'ha. E quindi tante persone hanno una piccola gobbetta nel naso e stanno bene, o comunque si piacciono, e quindi non vanno assolutamente toccate, non gli va consigliato di fare la rinoplastica. Mentre invece ci sono persone che hanno piccolissimi difetti, per esempio nella gobba o nella punta del naso, nella narice, e ne soffrono, e quindi, come tutte le cose in chirurgia estetica, ecco, c'è una grossa soggettività. E quindi si può togliere un gibbo, cioè una gobba, nella parte chiaramente che tutti conosciamo, quando c'è un naso un po' dantesco, oppure possiamo avere una punta che è particolarmente larga, quindi dobbiamo raffinarla e renderla armoniosa con il resto del naso. Spesso quando togliamo il gibbo, cioè la gobba, dobbiamo vedere anche un pochino la punta, perché sennò il naso non resta armonioso. Allora sì, va via la gobba, però la punta si vede più di prima, perché è scoperta, diciamo, da questa parte che abbiamo tolto. In alcuni casi possiamo toccare anche le narici per ridurre la loro ampiezza, però è un qualcosa che bisogna ponderare bene, perché spesso può lasciare delle cicatrici esterne visibili. E questo per quanto riguarda la parte estetica, ma c'è anche una parte funzionale che può essere fatta allo stesso momento, cioè se la persona anche non respira, possiamo nello stesso intervento dare una sistemata a quella che è la parte profonda, quindi il setto, cioè quella lamina che divide in due il naso, che a volte invece di essere dritto è storto e quindi non ci fa respirare, e sistemare anche per esempio i turbinati, cioè quelle carnosità all'interno del naso che, quando sono troppo gonfie, quando sono ipertrofiche, possono occludere i passaggi e quindi non far passare l'aria. Quindi questi due interventi sono praticamente separati, quello estetico e quello funzionale, però possono essere anche fatti contemporaneamente. L'intervento può essere fatto sia in anestesia locale che in anestesia generale. A mio avviso l'anestesia generale per il naso è anche meglio, perché evita di avere delle problematiche che diciamo possono essere fastidiose anche dal punto di vista percettivo del paziente. Quando si può, e spesso lo possiamo fare, non mettiamo i vecchi tamponi che possono dare fastidio, e quando li mettiamo sono sempre piccole spugnette, non sono più i tamponi di una volta che potevano fare paura. E chiaramente dobbiamo mettere nella parte esterna una specie di gessetto, un tutore esterno che tenga fermo il naso, che deve un pochino stare in forma per una settimana, in modo da avere una stabilizzazione di quello che abbiamo fatto, diciamo, durante l'intervento. Un controllo lo si fa dopo una settimana, togliendo questa parte esterna, e già il naso dopo 7-10 giorni è presentabile e già sta molto bene. Chiaramente dopo qualche mese il risultato sarà ancora migliore e stabilizzato. Le tecniche che si possono utilizzare variano, sono diverse, essenzialmente si dividono nella rinoplastica aperta e quella chiusa. Essenzialmente la differenza è quella della cicatrice esterna, qui in questo punto qui, che si chiama columella, che nella rinoplastica aperta si vede, anche se è mascherata, se è fatta bene, ma una cicatrice c'è. Nella mia esperienza è preferibile sempre la rinoplastica chiusa, cioè rinoplastica chiusa è quella che non prevede alcuna cicatrice esterna visibile, ma tutto all'interno del naso. Il consiglio per chi vuole sottoporsi all'intervento sicuramente è quello di non pensare che il naso dell'amica possa stare bene anche a me, o quello dell'attrice possa stare bene anche a me, perché in realtà questo a volte è un desiderio che viene espresso, cioè bisogna inseguire l'armonia, cioè è un naso, ognuno ha il suo naso. E secondariamente, ma forse primariamente, riferirsi sempre a specialisti della materia, perché il naso è veramente un intervento molto artistico, molto particolare, che per realizzarlo ci vuole veramente un'esperienza importante in questa materia.